E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su The Walking Dead. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui per questo primo episodio e per avere il prossimo vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua, signore e signori, dopo che comunque vi avevo detto di avere in mente di voler portare questo gioco come serie sul canale, ho visto che diversi di voi hanno preso con tanto entusiasmo questa idea, per cui mi sono detta perché no. È vero che nella serie ragazzi su God of War vi ho detto che così cambiavamo anche un pochettino tema, con The Walking Dead ovviamente torniamo sul tema horror, sul tema infetti, sul tema zombie, però sinceramente ragazzi poco importa, quello che ci interessa principalmente è giocare gran bei giochi, e in questo caso stiamo parlando della Telltale, che ci ha regalato veramente tanti bei giochi, tra cui appunto tutta la serie su The Walking Dead. E quindi se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, ragazzi sì, ho già giocato questa prima stagione, però dovete tenere in conto ragazzi che l'ho giocato io penso più di 15 anni fa, sì avete capito bene, più di 15 anni fa, per cui parliamo veramente di tanto tanto tempo fa. Immaginerete quindi che anche con l'aiuto della mia meravigliosa memoria ricordo veramente quasi nulla di questo gioco, quindi che dire, lo rigioco con davvero tanto entusiasmo insieme a voi. Parliamo di un gioco a scelte, parliamo di un gioco di tanti anni fa appunto, ma questo non ci interessa perché come sempre la sottoscritta e anche chi mi segue preferisce ovviamente i giochi che abbiano una bella storia e che siano capaci di coinvolgerci e di farci emozionare, e direi che appunto proprio il caso di The Walking Dead. Quindi mi raccomando ragazzi, tanto sostegno per questa serie e per questi video. Ringrazio in anteprima chiunque dovesse appunto decidere di sostenere anche questa serie qua. Io ho comprato il pacchetto completo su Steam perché era in offerta, quindi include davvero tutte quante le stagioni di The Walking Dead. Purtroppo ragazzi ve lo dico, perché magari qualcuno di voi vorrebbe andarselo a comprare, sappiate che tutto questo pacchetto su Steam ha i sottotitoli in italiano soltanto per quanto riguarda la prima e l'ultima stagione, quindi le stagioni che sono in mezzo ragazzi, la seconda, New Frontier eccetera, non hanno purtroppo la traduzione in italiano. Non ho capito il motivo, però a noi non interessa perché stiamo andando a giocare appunto la prima stagione. E quindi eccoci qua, come tutto ha avuto inizio, mentre il mondo precipita nell'oblio, Lee Everett inizia il suo percorso di redenzione, lottando per proteggere la piccola Clementine. Lo sto giocando su PC, quindi non terrò i parametri troppo alti onde evitare di avere problemi, anche se comunque appunto ragazzi non so quanti problemi potrebbe creare essendo un gioco appunto che ha una certa età. E qui incomincia l'episodio 1, che si intitola Un nuovo giorno. Io suppongo che il gioco avrà una funzione di autosalvataggio. Questa serie si adatta alle scelte che fai. La storia si adatta al modo in cui giochi tu. Caro vecchio lì, è un immenso piacere rivederlo. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? Niente, non mi ha dato la possibilità di scegliere ragazzi perché pensava ci fosse ancora tastiera e mouse. About now I get the, I didn't do it. Ogni volta. Every time? Every time. Ok, allora usa la levetta destra per dare un'occhiata in giro. Ok, per interagire suppongo sia il tasto Y, forse si potranno usare anche gli altri tasti.
Allora sei di Macon. You're from Macon, then? Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. Ok, quindi è coinvolto in un caso di omicidio. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Ok, non è uno scherzo, ragazzi, lo stanno portando dentro per omicidio. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? L'argomento delicato, mi sa. You wanna know how I see it? Quindi era un insegnante. O qualche altra scelta? I got much choice? Sure don't. Regardless, could be you just married the wrong woman. Forse l'ho fatto. Oh, ho scelto la X, ho fatto in tempo a premere. Però vabbè, in ogni caso, il silenzio è un'opzione, ragazzi, non ci dimentichiamo. Intanto qua sembra stia succedendo il bordello. Non vorrei dire, ma... I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you sit. Catarrava. Che schifo, grazie. Non vedevo l'ora di saperlo. Before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Magari era innocente. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. Beh, he sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Vabbè, magari lui lo credeva, però se l'hanno colto con le mani nel sacco, cambia tutto. People go mad when they believe their life is over. Beh, I got another good one for you. Ancora. Oddio, attento. Ehi, guarda avanti! Terribile. Gli incidenti in auto sono sempre orrendi, ragazzi. Oh, shimmen! Inizia l'incubo! Aiuto! Io penso sia un miracolo essere vivi. Illesi non so. Oh, shit. Infatti. Thirsty. Ah! Fuck! My leg! Ai. Ma uscirne illesi da un incidente simile è tipo impossibile. Oh, shit. Il mouse no, c'ho il pad. No, qua c'è il fucile, va bene. Did he have his gun out? Beh. Se solo tu avessi fatto caso al fatto che c'erano versi strani e se lo stavano tipo spolpando, però hey, era troppo stordito. Hey officer, are you all right? I'm still cuffed back here. Ti sembra stia bene? Guarda la sua posa lì. E su, c'è un modo per uscire piuttosto. Ehi. E niente. Ah, ok, c'è il modo per uscire, perfetto. E ovviamente si può interagire anche con gli altri tasti, perfetto. Ecco fatto. Oh. Ora muoviti verso la finestra usando la levetta a sinistra. Eccoci qua. Ci proviamo, eh. Guarda la porta, usa l'icona della mano per tirarti fuori. Perfetto. Attento ai vetri. Oh.
Forse era meglio restare dentro? È probabile. Aia! Brutta, brutta ferita. Quindi levetta sinistra per muoversi, ragazzi, ovviamente. Oddio. Oddio, povero lì. Non sa che cosa lo aspetta, ragazzi. Ah, shit. Lì, stai puntando la parte sbagliata, esatto. È proprio di qua che dobbiamo andare. Oddio. Oddio, io avrei preso il fucile. God damn. Lo vedo maluccio. Ma proprio male. Le chiavi. Oh oh oh, le chiavi. Queste ci servono. Abbia un po' di pazienza, gente. Scusi, ma restare a manette. Ecco qua. Mica giusto davanti alla faccia, eh. Puntuale. Lo so, fa senso, fa senso. Ce la facciamo senza far cadere di nuovo le chiavi? Non facciamo cagate, eh? Ok, immagino. Officer? La puta madre che te pario! Nonostante me lo aspettassi, ragazzi! Oddio! Oddio! Papi ha sempre... queste cose mi fanno prendere sempre un colpo. Fucile, fucile, tipo subito. Tipo subito, sparali in faccia, li sparali, sparali, sparali! Il colpo, il colpo, il colpo! Oddio, muoviti! Oh, oddio, muoviti! Mannaggia lì! Lì, mannaggia lì! E te deve cadere sempre tutto dalle mani, ma c'hai le mani fatte di fraffro, scusa! No, lo faremo invece. Mi dispiace. Ormai non è più umano. Non ci facciamo troppi scrupoli. Mamma mia. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Sapessi lì. Sapessi. C'è Clem. Help! Go get someone! È lei. There's been a shooting! Riconosco il cappellino, inconfondibile. Che facciamo? Che c'è? Oddio no, altri no. Altri no, vi prego. Sono ferito. Forse è per quello che sta arrivando, vero? Direi che è meglio darsela. Madonna santa. Oddio, via. Via. Oddio, lì, muoviti. Ecco, bravi, andate, andate. Seguite gli spari, ragazzi, e mi raccomando, dritto verso gli spari. Mamma mia. Raga, provate a immaginarvi una situazione simile. Hello? Non sapete che diavolo sia successo. Così improvvisamente ci si ritrova in una situazione di merda simile. Oh, Dio, che ansia terribile. Mamma mia. Ce la facciamo entrare in casa? Si può aprire? Secondo voi? Penso di sì. Hello. Anybody home? Boom. I need a little help. Toc toc. C'è qualcuno? Hello. 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 Non si apre? Davvero? È su. Tira un po', tira. Okay. Coming in. Don't shoot, okay? Sempre che non ci sia un altro. Hello? Zombie qua dentro. I'm not an intruder. A
one of them. These people may need more help than I do. Mamma mia, raga, un delirio pure qua dentro. Questo è chiaramente di Clem, oddio. Jesus. Cioè, povero lì, ragazzi, gli cade tutto dalle mani, non fa che inciampare, cadere. Mamma santa, un viaggettino a Lourdes forse me lo farei. Bicchiere d'acqua? Avevamo tanta sete, infatti. Ecco fatto. Mo' siamo pure zozzi. Questo ci mancava, che palle. Vediamo se riusciamo a trovare qualche altra cosa. Sì? Che è? Oh! Un walkie-talkie. Riusciamo a parlare con qualcuno? Brondo? 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 No, non brondo. Lo mettiamo in tasca direttamente. Cassetto? Non c'è una mazza. Cassetto? Ecco. Utilissimo aprirlo dopo aver aperto quello di sopra. Just about anything worthwhile is gone. Ok, ma continueremo ad aprire i cassetti nonostante tutto, vero? Ma il suono è quello tipo di una segreteria, che è? Ok. Qua neanche c'è una mazza. Beh, il frigo non penso proprio. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Ok. Vabbè, fatto sta che veramente è stato saccheggiato sto posto, non c'è più una mazza. Mo non siamo scivolati, grazie al cielo. Segreteria telefonica. Vediamo. Three messaggi. New messages. Message 1 left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Minchia, raga. Cioè, poracci, appunto, le famiglie magari... Huh? Hello? You need to be quiet. Stay bene. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Evidentemente non ha ascoltato il messaggio in segreteria. Come ti chiami? What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Quanti anni hai? How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Dove sono i tuoi genitori? Che domanda. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Dove sei? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Oddio! Scommetto che questa è Sandra. Sandra, sei tu? Oddio. Mannaggia, ma dove è? Dai! Non ci posso credere. Dov'era un attimo fa? Cioè,
È lo zombie più silenzioso del pianeta. E dai, vai a battere, mannaggia la miseria. Oddio, oddio, oddio. No, 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 no. Saga, saga. Mannaggia la miseria. Non guardare, non guardare, Clem, non guardare. Man. Hi there. Did you kill it? È stato qualcos'altro. I think something else did. Before me, I think. I heard her scream 2 nights ago. Maybe one of the monsters got her. 2 nights ago? Yeah, that's probably what happened. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Cerca aiuto prima che faccia buio. Come cerca aiuto? Ah, noi, io, cioè. Sì. No, appena tramontato il sole, no. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Già, io di notte in giro non ci vado. Let's già è pericoloso di giorno. Stay close to me. Che dolce lì, ragazzi. Cioè, giustamente ha trovato sta bimba sola. Che faceva? Andiamo, Clem. Lui è pure ferito. E in casa non abbiamo trovato nient'altro, purtroppo. Quindi direi di muoverci. Mi chiedo quanta altra gente sia salva. Ok, oh, questi sembrano normali. I ain't never getting home to mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot dish night. Ragazzi, salve. Per caso potete darci una manina? What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Non ti lascio sola. I won't leave you alone. Well, let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Okay. Hey, yeah. Man! Hey, holy shit! Calma. Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Stiamo cercando aiuto. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not a dad. Okay. Un tipo just some qualunque. Guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. L'ha presa male. What do you want to do? Passavo di qui. I... tesoro mio. Your monster's coming. Non abbiamo alternative. Leave quick. Let's go. Veloce. Mamma mia. Forza. E dai, minchia, bloccata, che cavolo. La piccola Clem anche ci dà una mano. Veloce. For just some guy, it seems like you've saved a bunch of lives today. Oh,
appena in tempo, mamma santa. Questi due sembrano abbastanza fidati. Mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Anche per noi. Ciao, caro. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. We just need a little help. We won't stay long. Good. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He's... well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Fa un male cane. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Piacere, Herschel. Sì, però io... How'd this happen? La disinfetterei. Incidente d'auto. Car accident. That's so... Where are you headed before the car accident? Fuori d'Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Mo vuole sapere tutto. Vabbè, un agente di polizia. I was with a police officer. Diciamo la verità, ragazzi. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Tuo figlio ha ragione. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Gente morta che cammina. Dead people. Un paio. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow. Okay. Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right, then. It smells like... Letame. Manure.
Manure? Like when a horse plops? Just like that. Eh già. Lo so, tesoro. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. I love you, baby. Ma di preciso lì cosa combina? C'è il caso di omicidio. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, Kenny. Lo adoravo. With a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. They call him Duck, though. Duck? Duck? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Ma no! Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is, you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Forse, vediamo come si mettono le cose. We'll see how things shake out with this Herschel guy. Good luck with that. He's a hard ass. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence! Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Allora ragazzi, io non so come funzioni l'autosalvataggio in questo gioco, penso ci sia fra una cutscene e l'altra, quindi probabilmente la prossima volta comunque riprenderemo direttamente da qui, ovviamente non riguarderemo le cutscene che abbiamo già visto. Se voi ragazzi sapete qualcosa riguardo l'autosalvataggio magari me lo fate sapere, perché in alcuni giochi non specificano quando avviene, però visto che esce il simboletto della rotellina che gira, quindi suppongo che quello sia l'autosalvataggio. Salvataggio. Comunque, se sapete qualcosa, ragazzi, magari gentilmente me lo dite qua sotto. Quindi, che dire, ragazzi, ho ricominciato questo gioco con grande emozione e non vedo l'ora comunque di rivivere tutti i vari momenti, per quanto purtroppo temo ce ne saranno di tragici, perché con una tematica del genere, ragazzi, ce ne devono essere per forza di tragici. Io davvero ho rimosso quasi tutto, non mi ricordavo neanche il nome di Kenny, per quanto fosse uno dei miei personaggi preferiti, se non erro. Quindi niente, ragazzi, rivivremo completamente da zero insieme queste varie emozioni. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!